Oh, ma salve appassionati, lo state vedendo, siamo all'interno di un'auto, quindi avete già intuito il tema del video di quest'oggi e in particolare un prodottino che ci servirà per andare a svecchiare una vecchia automobile se avete bisogno di un infotainment a bordo. Vi faccio vedere, partiamo appunto da questo packaging così bianco, neutro, vedete perché molti di questi produttori producono e poi vendono a brand più blasonati, quindi capite a me il senso di tutto ciò e già ci fa intuire che questo è un prodottino molto valido che c'è al suo interno. Nello specifico, questo qui si chiama CardPod Go. Andiamolo ad installare così capiamo meglio di che cosa si tratta. In confezione troviamo il dispositivo 10 pollici, molto largo e sottile, e poi eventualmente anche un cavetto per Tesla Model 3, Model Y. Questa è una cosa che ci fa piacere perché presto ci saranno anche novità da questo punto di vista, vero Vincenzo? Ma non vi anticipo nulla. Poi il gancino per andare a bloccare il dispositivo con il biadesivo, tutta una serie di cavettistica per andare a portare anche eventualmente la videocamera e poi ancora un braccetto. Vabbè, vado veloce su questo aspetto qui, oltre il cavo per l'alimentazione. Tra gli accessori riceviamo anche una chiavetta USB-C, USB standard. E riceviamo anche un ricevitore, scusate il gioco di parole, USB da andare a collegare dietro, così insomma potete riprodurre la musica dalle vostre chiavette. Geniale questa dotazione. Comunque troviamo anche all'interno un manuale di questo CarPod Go, in questo caso CarPod T3, cui poi ovviamente vi lascio il link sotto in descrizione. Sono due le particolarità che saltano subito all'occhio di questo dispositivo, ossia il primo, guardate, un magnete forse il più forte mai visto in assoluto. Si fa veramente difficoltà ad estrarlo, quindi una volta posizionato il magnete è veramente forte, e poi la presa accendisigari, quindi la sua alimentazione con il tastino on off, oltre poi un'ulteriore presa USB per andare ad alimentare altri dispositivi. L'installazione è molto semplice, basta inserire la presa nell'accendisigari e poi andiamo ad alimentare il dispositivo. Qui ci sono queste 5 prese, tra cui appunto abbiamo ingressi, scusatemi, 5 ingressi, tra cui abbiamo quello dell'alimentazione mostrato qui da questo fulmine. Una volta alimentato il dispositivo troviamo anche un'altra uscita USB, ingresso microfono, audio video in e poi il jack da 3,5 per l'audio. Andiamo ad accendere e guardate che bello. Sulla prima interfaccia già vediamo le cose essenziali, tra cui Apple CarPlay, Android Auto, il Bluetooth, la luminosità, le impostazioni. Andiamo a vedere subito se c'è l'italiano, così testiamo anche la fluidità del dispositivo. Eccola qui, andiamolo a selezionare. Come potete vedere, già tutto molto reattivo. Proviamo anche con la data. Molto fluido questo dispositivo, lo ripeto, nelle impostazioni posso andare a attivare o disattivare il Bluetooth, ma vi faccio vedere anche la radio FM perché posso andare a sfruttare il Bluetooth in auto se lo abbiamo già, eventualmente andare a collegare gli altoparlanti o sfruttare l'aux, quindi magari se avete, ecco, questo forse è un piccolo bug che adesso si sta riavviando, vi dicevo, alla voce FM se abbiamo l'aux. Quindi possiamo andare a collegare anche eventualmente, se non ce l'avete, lo speaker interno dell'audio, uno speaker esterno. Quindi magari un'auto molto vecchia, magari non avete le casse, e qui potete
andare a fare poi la ricerca della radio. Display con luminosità automatica e modalità notturna, quindi nel caso anche di notte potete andare a inserire il cambio automatico impostando un orario. Vado a fare direttamente la configurazione con, in questo caso utilizzerò Apple CarPlay, anche perché poi c'è tutta una serie di settaggi per quanto riguarda i volumi, uscita audio che vi ho fatto già vedere, come sempre vedete le traduzioni circa, ma questo qua voleva essere tipo informazioni di sistema, dove troviamo eventualmente l'update del sistema oppure andare a ripristinare. Vediamo, nella voce mostra posso modificare eventualmente il logo dell'auto andando a inserire il logo iniziale tipo Tesla, però in questo caso diciamo Peugeot, impostiamolo come logo. Vediamo se si fa un riavvio e ce lo fa vedere. Provo a spegnere e a riaccendere. Ok, riaccendiamo. Ecco qui, carino, no? Avrei potuto mettere il logo Fiat 500, Ford e compagnia bella. Dunque, andiamo al sodo, così questo video non andiamo troppo lunghi, e facciamo vedere le cose essenziali, ossia immediatamente la configurazione con CarPlay. Andiamolo a ricercare, quindi attiviamo il Bluetooth, il nome, in questo caso lo visualizziamo come PND20E1, andiamo a dirgli di abbinare il dispositivo, consentiamo, la connessione è stata velocissima. Intanto guardate la differenza di refresh rate tra i due schermi, perché qui troviamo un 60 Hz come cambia rispetto a quello standard dell'auto, quindi giusto per iniziare a capire la qualità di questo schermo. In questo caso la traduzione è fatta veramente bene, tra un po' uscirà comunque un aggiornamento di Apple CarPlay, quindi avremo tutta una serie di schermate nuove. Diamo un po' di consensi sul nostro smartphone e adesso siamo praticamente nella schermata classica, tra cui possiamo andare a gestire un po' tutte quante le funzioni principali, tra cui ascoltare la musica. Adesso ovviamente questo dipende dalla mia connessione, purtroppo nella mia zona Vodafone è pietosa, però vi faccio vedere per esempio il nostro One Control per aprire magari il garage a distanza, piuttosto che andare a modificare qui nelle impostazioni. Guardate, auto mi ha già riconosciuto che siamo a bordo di una Peugeot. Se fossi stato a bordo di altre, magari cambiando il logo, mi mostrava un altro login. Qui abbiamo tutte quante le applicazioni standard, WhatsApp, YouTube, compagnia bella. Non possiamo vedere su questo dispositivo i video mentre siamo ovviamente alla guida, non possiamo farlo neanche da fermo in realtà, perché è soltanto un gestore del nostro smartphone, quindi non possiamo vedere i video su questi dispositivi, non abbiamo una scheda SD interna da andare a inserire. Però insomma, per il form factor, per questo display, una volta poi posizionato per esempio anche qui starebbe benissimo come secondo schermo, oppure da questa parte del monitor, immaginatevelo anche su una Tesla, che ne so, che non ha lo schermino frontale, starebbe in questo caso veramente molto bene. Sulla fluidità del display insisto, perché è veramente un ottimo dispositivo. Per andare alla schermata principale mi basterà appunto switchare da questo tastino, quindi ritorno alla modalità auto, oppure ritorno sulla schermata CarPlay. Stesso discorso nel momento in cui voglio andare a collegare anche Android Auto, posso farlo con entrambi. Vi faccio vedere anche il braccetto, che offre uno snodo molto ampio, oltre poi una personalizzazione se volete fare più avanti, più indietro, e ad un'inclinazione con questa ventosa se volete andarlo a fissare sul vetro, oppure con il biadesivo in dotazione direttamente sul cruscotto della vostra auto. Il magnete nella parte posteriore, lo torno a ripetere, è praticamente fortissimo,
una delle calamite più forti viste su questi dispositivi. Per quanto riguarda la videocamera in dotazione, ovviamente va collegata soltanto su auto, dove potete andare attraverso questo cavo, andate a mettere sulla luce della retromarcia, così per andare ad alimentare, così ogni volta che voi inserite la retromarcia troverete qui al display automaticamente la retromarcia. Quindi adesso io non l'ho collegata, quindi non posso farvela vedere, però il dispositivo è completo perché appunto avete anche la videocamera per la retromarcia. Quando spegnete l'auto ovviamente si spegne automaticamente, se non vi serve durante il viaggio, ho detto, c'è già il pulsantino per andare a spegnere l'alimentazione di questo dispositivo. Bene appassionati, penso di avervi detto tutto da questo dispositivo che ci è piaciuto, soprattutto per quel che riguarda il display. Voi lo state vedendo molto riflettente perché è sotto la luce diretta del sole, devo dire che si comporta veramente bene. Vi lascio il link qui sotto in descrizione con un eventuale codice sconto. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao appassionati!